È ormai una moda l'apertura di palestre in tutto il mondo e particolarmente nei paesi sviluppati, perché l'attività sportiva viene intesa come prevenzione per la salute. Questa che si apre ad Aconia, la palestra di Marco Aracri, di Lift, è però una palestra particolare. Non è un accesso aperto a qualunque ora del giorno, ma viene aperta soltanto per classi, perché le persone verranno seguite da personal trainer, personale medico e personale fisioterapico. L'attività sportiva non può essere fatta così a caso, ma deve essere seguita e personalizzata. Ognuno può fare attività sportiva, ma ognuno può fare una certa attività sportiva. È bene che tutti sappiano che il corpo va curato, e va curato secondo quelle che sono le basi fondamentali che la natura ci ha dato e che noi dobbiamo soltanto modellare e perfezionare. Questo è il senso di questa palestra che viene aperta qui ad Aconia e che avrà sicuramente successo nelle larghe fasce giovanili, perché oggi si va in palestra non soltanto per fare attività sportiva, ma per migliorare il proprio stato fisico e di salute. La salute è importante, la prevenzione è importante, fare un'attività sportiva corretta è importantissimo, e su queste basi nasce questa nuova attività sportiva. Io credo che sarà importante che i giovani sappiano queste cose, che si va in palestra non soltanto per passare alcune ore di svago, ma si va in palestra per migliorare la propria salute. La salute è prevenzione, la prevenzione è l'attività sportiva. Allora Marco, qua siamo ad Aconia, sì. Hai aperto questa bellissima palestra. Sì, ho aperto questa piccola palestra da adesso, dove lavoriamo principalmente a corpo libero ma anche con i pesi. Facciamo un metodo ibrido, si chiama. E mi piace lavorare in piccole classi in modo tale da poter garantire la qualità e da seguire poche persone per volta. Ci sono tre stanze, vero? Sì, abbiamo una sala corsi dove si fa lavoro funzionale, ma anche molte più attività, e poi la sala principale dove la gestisco io, dove lavoriamo con il calisthenics, street lifting, ma anche la parte di bodybuilding. È una passione che c'hai. Sì, questa è una passione che ho da tanto tempo e adesso finalmente sono riuscito a realizzare questo sogno. Come vai a Aconia e non Francavilla? Perché ad Aconia ho lavorato per 3 anni, gestivo un corso in un'altra palestra e quindi sono rimasto affezionato, diciamo, alle persone di qua. La gestisci da solo, no? Sì, adesso sì. Quindi non ci sono collaboratori? No, c'è solo un mio collega che verrà a fare i corsi. Che ora li fai? Da qui l'apertura dalle 9 fino alle 20:30, con una pausa dalle 2 fino alle 3. Tutti i giorni? Tutti i giorni, tranne il sabato chiusura alle 13 e la domenica chiusa.